Come so? Sto bene? Non lo so, penso che tu sia sempre bruttissimo. Ah, non okay. Lo fa lo stesso. Vabbè, soprattutto dopo ieri. Vabbè, vabbè, comunque. Niente, ciao, ciao ragazzi, io sono M dell'SMT. S. Lui S. T, non c'è? Ciao. È sempre qua con lo spirito, comunque, ricordiamolo sempre. Mi sa che sto lavorando. Come sempre. Eh no, vabbè, tra un'ora inizia. Vabbè, comunque fa lo stesso, va bene. Dopo birra aperitivo. Niente, oggi altra doppia recensione incredibile. Una tripla doppia recensione. Incredibile. Allora, qua abbiamo due P fottutissimi 90. Esattamente. Qua due. Abbiamo il mio personale P90. Che sotto. Anzi, uno, due, tre. Vabbè, ci saranno tanti link qua sotto. Con i suoi gameplay. Esattamente. Esatto. E qua invece. Qua abbiamo un altro P90. Gentilmente offerto ci dà. Dal nostro compagno di bevute. No. Di squadra. Ok. Di squadra. Niente, ma Alessandro. Fare brutta figura. Alessandro Nespoli, grazie. Che grazie. Poi non ci ha lasciato solo questo, ma ci ha lasciato un altro. Ma con calma! No, ma no, con calma! Non dico niente, guarda, sto dicendo la, che. Ma va troppo lungo. Conti, no, cominciamo. Sto dicendo che ne ha lasciato un altro, che allora, sarà una figata. Allora, questi due P90 sono full custom. Sono full custom, me lo voi chiederete. Per quale cavolo di motivo stiamo lavorando due fucili full custom? Perché siamo fighi. Inizialmente, ovvio. Perché noi possiamo, perché siamo dell'SMT. Ok, va bene, sì, va bene, mi piace. Ma la grande differenza è questi due fucili full custom e sono preparati dallo stesso meccanico, sì. Il nostro. E nello stesso identico modo c'è solo una differenza al suo interno: una centralina elettronica. Quindi che cosa è la centralina elettronica? Tu lo sai? Allora, è un posto caldo che ti danno alla messa. Esattamente. Allora, centralina elettronica è una centralina che si mette tra la batteria e il motore, che permette svariate cose. Allora, io non sono il super mega esperto. Ci vorrebbe un po' meno di quando ci vuole più. Non c'è mai. Comunque, la faccio io. Per eventuali altri consigli, chiarimenti, cagate varie, scrivete qua sotto. Sì, ovviamente risponderà ai vostri commenti e voi siete tutti quanti verifici contenti. Allora, la centralina elettronica offre al fucile, dal fucile, svariati benefici. Allora, primo beneficio, lo sa dire M? Fa lo stesso. Lo sa dire M qual è il primo beneficio? Ha allora, studiato un po' almeno. Il primo beneficio è l'aumento. Non si sente, dovrei parlare più con voce più alta. Più deciso. L'aumento del roof. Fino a poco contare, però vabbè, cosa. L'aumento di seghe davanti al computer. Esattamente. Allora, cosa succede con la centralina elettronica? Bypassando tutti i circuiti meccanici del piffero, la centralina elettronica riesce a far arrivare il segnale più velocemente al motorino, che reagisce più reattivamente, quindi avremo un aumento di circa 2-3 pallini al secondo. Quindi aumento del roof. Ma il giusto giro del motore per fare appunto il perfetto. Aspetta, ma non era quello che volevo dire. Ma troppo veloce, quello è. Ma noi pensavo che. Qual è il secondo beneficio? Qual è il secondo beneficio? E ovviamente il fucile girando più velocemente è anche più reattivo. Quindi si arriva al secondo beneficio, ovvero l'active brake. Che cavolo è l'active brake? L'active brake non è altro che. Cos'è? Una bella figa bionda. È sempre così, è sempre in mente qualcos'altro. Comunque, l'active brake funziona così. Permette di fermare il pistone sempre nella stessa identica posizione e quindi permette un tiro singolo. Preciso. Singolo, semiautomatico, molto, molto, molto più preciso. Anzi, più che preciso, costante nella potenza. Esatto, perché la quantità d'aria che espelle il fucile in singolo risulta essere molto, molto più costante. Si fa circa del 90% più costante, quindi cavolo, raga. Eh sì, perché a volte senza centralina il pistone magari rimane leggermente un pelo indietro. Un e po' allora, più avanti. E allora invece lì sempre sulla stessa posizione, va a finire fino a corsa e ritorna a inizio. Cioè, corsa. Fino ovviamente non stiamo parlando di sistemi elettronici di sistema, stiamo parlando comunque di centralina che costa circa 30-40 euro, se non mi ricordo neanche più. Sì, ci sono varie. Quindi centraline. Ovviamente c'è sempre un... non so come sarà, una tolleranza, sì, da accettare. Sicuramente rispetto a un fucile originale, un fucile con centralina spara in singolo decisamente meglio. Quindi consigliato per quelle persone che
in torneo utilizzano esclusivamente il colpo singolo. Sì. Perché c'è anche un minor consumo degli ingranaggi, un maggiore quindi allungamento della vita del fucile, eccetera. Ma anche eccetera. Dei contatti, anche dei contatti. Okay. Vabbè. Anche dei contatti sto dicendo. L'usura di contatti. Ah, l'usura di contatti del grilletto. Del grilletto ovviamente sono ovviamente. Dura molto di più. Giustamente molto di più. Però personalmente perché io l'ho messa la centralina elettronica? L'ho messa semplicemente perché. Girava troppo. Oltre perché volevo farlo girare di più, perché era molto più divertente. Ma soprattutto perché la durabilità, la resistenza del fucile, la vita del fucile si allunga. Ed è una cosa che comunque non è che si deve buttare via nel cesso e tirare l'acqua tre volte. Beneficio, perché se sempre spendere ogni 2x3 dei lindini, spendi una volta un po' e sei a posto. Esattamente. Quindi, in qualsiasi caso, voi vogliate mettere una centralina elettronica, penso che il nostro meccanico T sia ormai più che felice di darvi una mano. Ormai c'è, li ha fatti, i suoi sono tutti quelle centraline, i suoi quasi, e i miei devono ancora arrivare le centraline. Però quelle dei nostri compagni di squadra, gran parte hanno messo centraline e nessuno ha mai avuto un problema. Specifichiamo bene. Ha messo centraline ovunque, praticamente su tutti i fucili. Ci sono veramente pochissimi, pochissimi che non consigliano o non ci stanno proprio le centraline, che ora non me ne ricordo più perché me ne aveva detti, però me ne sono dimenticati. Però fa lo stesso, perché comunque le centraline sono grandi così, quindi ci stanno ovunque. Sì, e sottili. C'è quella tanto. Piccola, c'è quella un po' più lunga, però comunque. Ci stanno ovunque. Soprattutto in un P90 che ha un botto di spazio come nello Serie A UG. Voglia. Cioè ce le metti 14.000 di centraline. Vabbè, ci stanno il tubo del calcio, non M4 per dire. Ora! Dopo vi faremo vedere, anzi adesso vi faremo vedere le due prove di tiro. La batteria sarà la stessa per entrambi i fucili, la sposteremo apposta per tirare via ogni variabile possibile immaginabile. 11.1, 2002 penso, non so quanti C li scarica, però fa lo stesso, non c'è troppo caso. Comunque alla fine è una 11.1, una lipo 11.1. Questa recensione è soprattutto per farvi vedere la differenza tra le centraline. Siamo qui col P90 con centralina. Scusate ragazzi se magari l'audio non è perfetto, ma siamo all'aperto come appena detto S. Quindi ragazzi scusateci, però siamo qui per farvi vedere qual è la reattività di un P90 al colpo singolo con la centralina montata dal nostro carissimo meccanico T. Come sentite, il rumore del P90 non ha nessun aggiunta quando lasci il grilletto. Si blocca subito dopo che tu molli il grilletto. Non c'è più nessun ritardo, nessun delay dopo che lasci il grilletto. Ovviamente stiamo parlando del colpo singolo. Del motore. Perché ovviamente il motore non ha quel mezzo giro in più. Esatto. E magari non ti si butta fuori quel pallino in più, il raffica ovviamente parlando. Che ha no, magari normale, anche infatti. In singolo, perché comunque magari girando un pelino in più il pistone si va fuori sede. Senso, non fa la... Quindi il colpo singolo è inutile far vedere perché comunque non si riuscirebbe a vedere comunque il pallino. Risulta molto molto performante, molto molto uguale. La potenza, come abbiamo già detto, è molto molto simile. E quindi devo dire che la centralina, dal punto di vista del singolo, ha notevolmente migliorato le prestazioni. Spostando il fucile in raffica, appena lascio il grilletto, il motore si blocca. Il fucile non spara più. Non spara più i due colpi in più che spara un fucile normale high speed quando lascio il grilletto. Finisce subito. So ciò che dice la rotellina, quindi non lo girerò. Quindi il rumore cambia leggermente. Il motore smette subito di sparare. Ora vi farò sentire un altro P90 in raffica. Allora, invece, per quanto riguarda l'altro P90, il singolo è inutile sia farvelo sentire sia farvelo vedere, perché la differenza non è tanto nella reattività, perché si parla quasi di millisecondi, ma è quanto nella precisione del tiro. È inutile farvela vedere qui all'esterno perché non si riuscirebbe a vedere comunque il pallino, perché ovviamente i megapixel della videocamera non sono mai come i megapixel dei nostri occhi. Però vi posso far sentire la differenza della reattività della raffica. Quando lascio il grilletto c'è sempre quel ritardo del motore che continua a girare, e questa è una cosa molto fastidiosa per quanto riguarda un fucile. Vai. È vero, muom, muom, c'è quel muom finale che sembra quasi che va proprio a scemare.
Invece per quanto riguarda l'altro P90, il Monceco è quello scemare finale, c'è proprio uno stacco finale, un blocco finale che ti fa capire che il fucile non va a sparare dopo che tu lasci il grilletto. È vero che per un P90 da 1800 colpi questo discorso perde un po' di significato, perché anche se spari due colpi in più, dopo che lasci il grilletto, su un totale di 1800 colpi te ne frega il cavolo. Ma già quando utilizzi un monofilare dove tu devi contare ogni singolo pallino che spari, capite che la differenza da avere e non avere una centralina è comunque notevole. Questa è la differenza della centralina. Parliamo velocemente di estetica, che varia poco. Allora, abbiamo classico P90 senza il caricatore originale, ma bensì... Che fa cagare. Esatto. Ma bensì S, che... Del kit Lilax. Esatto. Ovvero di 1500 colpi solo in questo Maradon qua, più 300 nei miei del caricatore M4, questo mi sarà 190 all'incirca. Sì, qua l'Ale gli ha messo la rotellina per caricare più velocemente. Molto grande, intelligente, molto intelligente. La sua verniciatura è stata fatta da lui in persona. Esatto, anzi, questo me l'ha lasciato giusto un'oretta fa perché devo pitturarglielo io il nuovo. Oh, cioè, praticamente bello. Uguale a questo, fatto nettamente meglio, perché io le faccio nettamente meglio. Colorazione, fate finta che sia Marpat, devo farglielo in colorazione Marpat. Comunque c'è questo. Sì, ha aggiunto i RIS davanti per il P90, che comunque non è la cosa. Io non l'ho messo perché ho deciso di lasciare il mio fucile più leggero e più sbilanciato all'indietro. Ok. Io metto un silenziatore abbastanza lungo da 20 cm circa. Io invece l'ho messo da 10 cm più ciccioso. Beh, entrambi abbiamo. A me piacciono le pidol. A me piacciono corti e grossi. Entrambi abbiamo allungato la canna fino qua a 6 limiti del caricatore, quindi adesso non abbiamo più una canna da P90, ma la canna da M4. La canna dell'Ale arriva qua. Da M4, come il mio. Tipo 5 cm di silenzio. Io ho montato un ACOG sopra il mio P90 perché spara da Dio e mi trovo da Dio con l'ACOG sul P90. Invece l'Ale ha deciso per una... un classico reflex. Un classico reflex, una... come possiamo dire, più... intuitivo, un mirino un po' più intuitivo. Ricordo sempre che Giulia a casa di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Se invece l'avete fatto e avete degli amici gay come lui che non l'ha ancora fatto, iscrivetevi. Cioè ditegli di iscriversi, perché non va bene così. Cioè dobbiamo arrivare a un numero alto, siamo già a un buon punto. Sì. Comunque, andate, commentate sempre nei commenti, dite cazzate o dite anche cose intelligenti. Andate su Facebook, lì risponderemo a tutte le vostre domande, principalmente su Facebook. Non inviateci posta privata su YouTube, perché personalmente non ci vado mai a vedere, neppure lui. Ho risposto oggi a un messaggio di 3 settimane fa su YouTube. Quindi se volete farci delle domande un po' più intense, un po' più approfondite, che necessitano una risposta più approfondita, vieni su Facebook. Sì. Il link è in descrizione. Nel caso non avete Facebook, nel commento su YouTube noi comunque rispondiamo abbastanza celermente. Sì, appena vediamo la notifica cerchiamo di rispondere subito. Salutiamo, da S è tutto. No, io volevo dire anche che su Facebook ci sono anche altre cose. Sì, che le classiche foto e robe varie. Da S è tutto. M uguale T, boh, non lo so, non sta. Spenga lei. Se gli sparo alla GoPro, dici che... funziona uguale. Però dopo ti inculo, ti avverto. Tanto non ho la batteria, sono merda.